Il Natale si avvicina sempre di più a Cagliari, anche ai Smirrionis. Nella parrocchia di San Pietro e Paolo, da 17 anni, Don Chicolucci è il numero uno praticamente della chiesa. Qual è l'aria che tira da un punto di vista sociale a pochi giorni dal 25 dicembre? Beh, è notorio che c'è crisi, è notorio che c'è bisogno in diverse famiglie. La nostra parrocchia ha diverse aree che possono essere qualificate a seconda della situazione anche sociale dei fedeli. C'è molta solidarietà, stiamo raccogliendo dei viveri da distribuire poi nelle famiglie povere. Questo ci aiuta certamente a vivere la fede e anche il mistero del Natale come un momento di condivisione tra quelli che hanno magari il giusto o qualcosa di più e quelli che invece mancano del necessario o non hanno tutto quello che in questi giorni è augurabile che tutti noi abbiamo. Quante sono le persone che si rivolgono a voi e che dicono: Don Chico, io mi trovo in uno stato di emergenza, ho bisogno di cibo, ho bisogno di vestiti? Allora, sono molte, noi non abbiamo molti locali, quindi raccogliamo soltanto in questo periodo i viveri che poi dividiamo appunto in occasione delle feste con le famiglie bisognose. E sono moltissime le persone che si rivolgono a noi, adesso non saprei In un quantificare, mese una media. ma non lo so, sono una cinquantina di famiglie che comunque sia chiedono insomma di essere aiutate e che vengono aiutate in proporzione alle possibilità della parrocchia, che non sono moltissime. Stiamo anche riorganizzando in questo periodo l'assistenza caritativa con la formazione in parrocchia proprio in questi mesi del gruppo Caritas che qua non c'era. Si parla appunto di povertà, manca spesso il cibo. Mancano spesso i vestiti, ma capitano anche altre tipologie di urgenze, Don Chico, vale a dire i soldi per una medicina, per esempio. Le povertà sono sempre accompagnate, non vengono mai sole, non è soltanto il cibo, il vestito. Non è soltanto neanche la medicina, poi ci sono altri tipi di povertà, la solitudine, l'età avanzata, le situazioni anche che si creano di divisione nelle famiglie. Sono tutte situazioni che comunque sia chiedono un accompagnamento, chiedono le persone di essere ascoltate, aiutate anche da quel punto di vista. Questo è chiaro e non è soltanto qui, credo. Non è certo soltanto qui, voi però appunto aiutate, come dice lei, una media di 50 famiglie al mese, tante emergenze, ci sono delle richieste particolari che magari esulano da quelle più classiche. Sì, può essere qualcosa per un viaggio di ritorno, non so, nei propri paesi, dalle medicine, come hai detto tu, o anche soltanto la necessità di essere ascoltati o di ricevere un consiglio dal punto di vista anche dell'incoraggiamento. Tante volte è questo quello che le persone chiedono. Più giovani o più anziani? Ci sono per alcuni versanti giovani perché hanno bisogno di alcune realtà importanti, per esempio quello che serve per lo studio, quello che serve per i problemi di, non so, metti droga, metti abbandono, metti a stare fuori dalla famiglia. E poi chiaro, le più classiche sono quelle dell'anziano solo, della famiglia che manca del cibo. Ecco, queste sono le situazioni Anche diverse che bollette da pagare, magari. quando capita, sì. Non abbiamo molta possibilità, ma quando capita, sì. 50 famiglie più magari anche cagliaritani in ordine sparso che vengono a bussare qui per chiedere un aiuto, Don Chico. Nei fatti voi garantite una risposta, diciamo così, non stop, oppure ci sono degli orari, dei giorni durante la settimana? Solitamente noi siamo qua sempre, quindi ascoltiamo sempre. Ovviamente la risposta non è sempre proporzionata a quello che viene chiesto o alle richieste che vengono fatte, perché non abbiamo la possibilità economica e materiale, di fare questo. Facciamo il possibile, certo. 17 anni fa il suo arrivo qui in via Ismirionis, 17 anni dopo, da un punto di vista dell'emergenza sociale, delle richieste di aiuto, la situazione è migliorata o peggiorata? Secondo me è peggiorata in alcuni campi, soprattutto nella fascia dell'età avanzata e delle persone anziane è sicuramente peggiorata. Sono più anziani, più persone sole, più persone ammalate,
e meno possibilità economiche, secondo me. Anche se c'è, mi sembra di poter dire che c'è più condivisione, più sensibilità da questo punto di vista. Mediamente la parrocchia è frequentata da quanti fedeli? Beh, così non te lo so dire. C'è una frequenza molto, molto alta. Anche questi giorni per la novena di Natale, per le celebrazioni, io sono contentissimo perché c'è un numero molto alto di persone e anche stiamo raccogliendo molti viveri in questi giorni, quindi questo vuol dire che non è soltanto una frequenza sterile, ma anche un sentire la condivisione e la carità come qualcosa di importante. Cosa manca? Quali sono le emergenze, le urgenze per la parte di Ismirionis che lei gestisce, tra virgolette, a livello di chiesa? Noi come parrocchia manchiamo di locali, questa è la cosa più grave, insomma, che registriamo E sempre. nel rione? E nel rione non so, io penso che più attenzione da parte anche delle autorità, dal punto di vista delle autorità civili, non mancherebbe. Penso che questo. L'assistenza, come sai, no, sono cinque le parrocchie che insistono su questo territorio e che lavorano molto bene. Noi cerchiamo di fare quello che possiamo. Noi ridistribuiamo quello che la gente mette nelle mani della Chiesa.